Noi sabato prossimo teniamo il rituale del sito d'estate a Jesolo. Penso che adesso parleremo del solstizio d'estate. Io non so come sono, ma io ho ricevuto parecchie richieste ulteriori dalle persone che normalmente vengono di partecipare. Adesso vedremo come, quando, come si concretizzeranno, se si concretizzeranno. E il rito del solstizio d'estate che teniamo sabato 18 giugno al Bosco Sacro di Jesolo. Cosa consiste il rito dell'equinozio d'estate? Domanda. Beh, il rito dell'estate soprattutto è un rito della piena luce, è del trionfo della luce, perché abbiamo parlato dell'equinozio di primavera in cui avevamo un bilanciamento tra l'oscurità e il giorno, la luce del giorno, abbiamo l'estate che ci apporta verso la maturazione, perché appunto verso l'estate in cui è legata anche all'evento della natura, in cui la natura raggiunge il suo massimo splendore, in cui la luce solare ha il sopravvento sull'oscurità. E dobbiamo appunto pensare a quello che abbiamo seminato nella primavera, che è germogliato, che è avanzato, come il sole avanzava nel nostro cielo, avanzava nel nostro animo, avanzava intorno. E a questo punto è la fase giusta che ci permette di dire cos'è che abbiamo seminato e cosa stiamo assistendo alla È il nascita. solstizio della conoscenza e del fuoco che divampa, è il rito di chi dà l'assalto al cielo, di chi vuole dilatarsi, di chi vuole crescere, di chi vuole, di chi manifesta la sua volontà e chiama gli dèi. Guardate, io sono qua, sono un dio come voi, io vi faccio un mazzo tanto. Questi sono i miei progetti, che ne dite? Camminiamo assieme o ci scontriamo? Cioè, il rito del solstizio d'estate è un rito estremamente potente in se stesso ed è la manifestazione delle persone che dicono: io ho degli obiettivi, io ho dei desideri, io ho delle passioni e quei desideri, quelle passioni io li devo manifestare, devo avere il diritto di poterle attraversare, farmi attraversare, di vedere le cose, di vedere il mondo, di risolvere i miei problemi quando ho dei problemi. Infatti non c'è nessun rito che porti alla magia della soluzione delle cose più del rito del solstizio d'estate. Fatalità, nel solstizio d'estate abbiamo anche un'altra cosa, è l'unico rito in cui diamo dei fogli per fare dei disegni o per fare delle scritte da gettare nel fuoco, che sono gli intenti delle persone. Negli altri riti non lo facciamo questo, Beh, facciamo solo d'altronde nel siamo nel rito. momento massimo della luce, di conseguenza è anche giusto che questo faccia affiorare nelle persone la volontà di comunicare qualcosa. È il momento in cui la luce permette di osservare attentamente, di comprendere non soltanto la realtà che è attorno, ma anche il proprio animo. Perciò il proprio animo può anche manifestare questo, cioè può anche concretizzarlo in una forma. D'altronde è una magia proprio formativa della forma che permette questo, ma la luce è quella che proprio illumina qualsiasi cosa, è come lo fa il fuoco. È il calore che ci circonda, è la massima manifestazione di questa possibilità di vita, di energia che ci viene dal mondo che ci circonda. L'importante è che noi entriamo nella sintonia, nella giusta frequenza del nostro animo, del nostro intelletto, del nostro modo di agire con la realtà che c'è attorno. Il fuoco proprio rappresenta anche questa grande trasformazione, questo grande evento di energia, di potenza, e che noi dobbiamo saperlo utilizzare, dobbiamo saperlo indirizzare, dobbiamo convivere con il fuoco, dobbiamo sapere che ne siamo custodi, ma che dobbiamo anche alimentarlo. Infatti, se in tutti i riti pagani c'è un fuoco che brucia, nel solstizio d'estate il fuoco è proprio l'elemento del rito, non c'è niente da fare, è così e sarà così dappertutto. Ho visto anche, amici belgi, il rito che abbiamo fatto, il primo rito, era il rito del fuoco, cioè è simbolico, cioè, quando si guarda l'uomo, gli individui, i soggetti, gli dèi, è sempre un fuoco che arde, cioè l'uomo in fondo cos'è? È un fuoco dentro, ha un fuoco che arde, gli animali, le piante sono altrettanti fuochi che ardono, gli dèi sono dei fuochi, i desideri sono dei fuochi, cioè l'immagine del fuoco è un'immagine esplicativa di tutto ciò che è la vita stessa è un fuoco, il sole stesso è un fuoco, il cuore della terra è un fuoco. Cioè, il fuoco è la rappresentazione proprio della conoscenza, della consapevolezza, dell'ardore, dell'assalto al cielo. Ed è un rito a cui nessun pagano rinuncerà mai. Cioè, fa parte della notte dei tempi, fin da non so quando, perché ce l'abbiamo dappertutto, anche nell'età paleolitica, nel neolitico, nel Sì, ma sai, mesolitico. il sole è una delle divinità che maggiormente hanno contribuito alla nostra civiltà. D'altronde,
qualcuno diceva che la nostra civiltà umana è la civiltà del fuoco, perché tutto quello che noi abbiamo concretizzato l'abbiamo sempre fatto tramite l'utilizzo del fuoco, di conseguenza è un nostro compagno, è un nostro amico. E se tu pensi soltanto a livello della produzione materiale, noi, la nostra civiltà si è formata con il fuoco, cioè da trarne l'alimento perché le piante ne vengano nutrite. La scoperta del fuoco è una scoperta miliare, dicevano gli antropologi qualche anno fa. Adesso ci accorgono che in fondo gli esseri della natura hanno sempre vissuto col fuoco, in un modo o nell'altro. Sia il fuoco che brucia, che distrugge, sia il fuoco della vita, che è determinato dal sole, che è determinato dalla luna. La luna stessa è rappresentata come un fuoco più pallido, un fuoco che non brucia, che non scalda, ma che illumina la via. Tutto quello che è il simbolismo, ed è attraverso il fuoco che noi possiamo chiamare gli dèi, cioè, ed è l'unico rito in cui la magia in fondo è trasformazione del soggetto, cioè la trasformazione di ogni individuo che avviene giorno per giorno, cioè, c'è sempre una trasformazione continua, ed è l'atto di magia. Cioè, l'atto di magia non è quello di avere i 6 numeri del Superenalotto e farmi gli altri, anche se molti di noi lo desidererebbero, quella non è magia, quello è desiderio superstizioso da vendere per truffare un po' di gente, sì, perché per uno che vince ce ne sono milioni che ci lasciano i piccoli soldi, e i piccoli soldi fanno la montagna. La magia è l'arte di trasformazione di noi stessi, ed è l'arte con cui penetriamo il mondo. Niente, già ve lo dico che nella trasmissione serale vi dimostro, cioè c'è un articolo preso da un giornale che vi dimostra questo, ve lo farò stasera perché è abbastanza lungo, insomma, è sempre legato al crogiolo stregone. Allora, l'appuntamento è per sabato. Come si svolge il rito? Diciamo come si svolge il rito, Francesco. Come vuoi. Allora, innanzitutto c'è da preparare le torce per i portatori di luce. Pontefice accende la torcia, la consegna al portatore di luce, questo accompagnato dall'evocatore la mette nei 4 punti cardinali e saranno chiamate le potenze del mondo. Finito questo, 4 torce sono consegnate, la quinta il pontefice se la tiene per sé. Dopodiché Francesco farà una bellissima evocazione dell'arrivo della luce. Vai. Mi raccomando, guarda, io ho già mandato in rete. Beh, non sarò solo io, Sì. Dico Francesco perché è nata da Francesco. In realtà delle persone faranno l'evocazione della luce. Mi raccomando, io ho mandato in rete, non sbugiardatemi. Sì. E alla fine di questa evocazione della luce accenderanno il fuoco. Va bene? Sì, a meno che non sia una variante, qualcosa di improvviso, di qualcosa di non previsto che si aggiunga. È questo che mi fa impazzire. Io, che cerco di costruire la ieratica pagana, mi trovo circondato da persone fantasiose che, toccando questo o quella divinità, mi dicono: ma sai, ci sarei anch'io, ma sai, ci sarebbe anche questo. Lo so, lo so. Mi arrendo alle potenze occulte. Ti devi arrendere al caos. Va bene, d'altronde siamo pagani, no? Sai, c'è il lato scuro della forza, c'è il lato caotico del paganesimo. Ok, dopodiché inizierà, una volta acceso il fuoco, inizierà il cerchio di musiche, di suoni, finché il fuoco divampa. Intanto, o nel frattempo, subito dopo, si distribuiscono pezzi di candela che simboleggiano la materia da gettare nel fuoco e si distribuiscono foglie su cui si scrive ciò che si vuole, ciò che si vuole, ciò che si vuole. Allora, il ciò che si vuole sta a indicare che ognuno scrive ciò che vuole. Il ciò che si vuole sta anche a indicare che ognuno scrive, se vuole, ciò che desidera. Cioè, quali sono i suoi progetti, quali sono i suoi intenti. Il foglio dopo non lo legge nessuno, va semplicemente piegato e messo nel fuoco a bruciare, tanto per essere chiari. E questo viene fatto quando, o durante il cerchio oppure subito dopo, quando le fiamme si alzano troppo alte ed è bene allontanarsi un pochino aspettando che si abbassano, perché la catasta è fatta in modo abbastanza particolare. Quando il fuoco si abbassa un po', viene declamato solennemente l'inno al fuoco.
Dopo la declamazione dell'inno al fuoco, il fuoco viene diviso in due colonne e alimentato ulteriormente, e qui iniziano i passaggi in mezzo alle colonne del fuoco. Poi Francesco prepara l'incenso per il cerchio finale, che durerà qualche minuto, finché qualcuno non decide che è finito il rito. Alla fine ci sono un posto per i riti personali, cioè per fare quello che si vuole, e poi tutti a mangiare. Infatti facciamo picnic praticamente, visto che speriamo che sia una bella giornata, una bella serata, sul posto. Francesco, qualcosa da dire? Sì, beh, da dire sul rito ci sarebbe moltissimo. Comunque è giusto anche ricordare una cosa, che questi riti sono riti che le persone devono comprendere, che hanno una dimensione importantissima, cioè nel senso che certe volte alcune persone comprano dei riti e lo comprano come gioco, e questa è una componente del gioco, ma in realtà ma anche il gioco stesso è un rito. Perciò quello che viene fatto ha sempre una valenza, in quanto riesce ad attivare degli archetipi, così è una tematica che Claudio apprezza molto, degli archetipi che sono profondi, che il monoteismo non è riuscito a coprire. Questi archetipi funzionano non tanto per richiamo razionale o tanto per richiamo logico o per richiamo culturale, ma agiscono in qualsiasi caso. Vengono scatenati, innescati in positivo, proprio perché il richiamarsi alla forza degli archetipi significa richiamare un'energia che è legata all'intera umanità. Il fuoco, per quanto possa essere tramutato nei cristiani, mi mandava un messaggio prima un caro ascoltatore, che saluto, gli faccio anche quelli di buon compleanno, diceva, i cristiani, e lo faceva notare nel messaggio che mi ha mandato prima, diceva, hanno tramutato il fuoco in qualcosa di distruttivo. Hanno messo le fiamme dell'inferno, hanno messo la distruzione delle persone, ad esempio, del tavolo del Monte Sinai, quando il Mosè scende con le tavole della legge, vede che il suo popolo fa festa attorno a un fuoco e a un vitello d'oro, lo fa fondere e tramuta il calore di quest'oro fuso in un strumento di morte per le persone. Hanno bruciato moltissime cose, e la cosa prima appunto di monoteisti è quello di annientare le cose, cercare di cancellarle, perché vogliono abbinare al fuoco un fattore distruttivo. In realtà il fuoco è il più grande fattore di trasformazione che abbiamo nella nostra vita, perché pensate soltanto quello che il nostro sole, che è un grande fuoco, riesce a fare, ad esempio, sulle piante, sulle coltivazioni, cosa riesce a fare anche nella nostra psiche. Il fatto stesso che appunto noi ci richiamiamo a questo, non è che ci richiamiamo quel fuoco che è soltanto lì, ma a tutti quanti i fuochi che ci sono attorno. Ma la nostra stessa vita, il nostro stesso animo è un fuoco che ci brucia dentro, che non verrà mai sopito. Qualcuno lo potrà anche cercare di spegnere, ma finché noi saremo vivi il nostro fuoco sarà sempre presente. Perciò fare questo, che come gioco ha importanza, perché ci permette di svincolarci da forme di manipolazione mentale, condizionamento mentale verso il fuoco, e significa che in maniera non razionale ci riconnettiamo a tutto questo serbatoio, a questo patrimonio che l'umanità, non piegata, non inginocchiata e non finita del monoteismo, ha evocato e ha caricato. Perché ricordiamo che il fuoco è anche quello che trasmette. Il fatto che si dica tu metti un pezzo di carta, un qualcosa che desideri e poi lo bruci, in realtà non è che lo bruci, lo trasformi, lo rendi in qualcosa di un messaggio che viene comunicato, perché il bruciare una cosa come minimo cambia radicalmente la sua materia, ma non è che sparisca, non viene annichilito, non viene cancellato. Perciò il fatto stesso che qualcuno possa fare anche il gesto dello scrivere, anche del non scrivere, ma del bruciare ad esempio un foglio bianco, implica sempre che noi quel foglio bianco l'abbiamo maneggiato, gli abbiamo impresso qualcosa, l'abbiamo osservato e sappiamo rendere il cambiamento del suo stato fisico, lo tramutiamo in qualcos'altro. Il fuoco, come noi prendiamo il foglio e lo bruciamo, lo trasformiamo in energia, se noi ci riconnettiamo al fuoco, alla potenza del fuoco, noi siamo capaci di trasformare il nostro animo, la nostra psiche, il nostro cuore, e di conseguenza impariamo ad osservare il fuoco, a non avere paura del fuoco. Logicamente il fuoco è uno strumento potente su cui bisogna sempre essere attenti, ma è uno strumento di cui ha bisogno di cura. Un fuoco ben difficilmente sopravvive da solo, ha bisogno di qualcuno che lo custodisca, che scelga la legna, che accumuli la legna, di qualcuno che ne stia attento, cioè di qualcuno che ne abbia cura. Il fuoco cammina assieme a noi, il fuoco vive con noi, il fuoco noi lo trasportiamo, ma il fuoco vive perché noi gli siamo attenti, perché ne abbiamo bisogno. Però il fuoco non ci dice
la sottomissione del monoteismo. Non ci dice la paura, ci fa lo stupore del mondo, la meraviglia, l'incanto del mondo, ci illumina il mondo. Ed è il fatto che il sole o il fuoco ci illumini la vita, non chiede certo nessuna ricompensa. L'importante è essere consci che tu, con tutti gli strumenti, con tutte le cose, con tutte le divinità che noi incontriamo, sappiamo interagire e sappiamo avere una comunicazione, un contatto, un qualcosa. Sappiamo renderci conto che è un aspetto fisico, e questo aspetto fisico è simile a noi, che trasforma la nostra materia, ma che anche noi possiamo trasformare il fuoco da un qualcosa di distruttivo dei roghi dei cristiani a un qualcosa che fa vivere. Per questo è importante evocare questo archetipo del fuoco, perché dentro di noi questo archetipo non è un archetipo di distruzione, ma è un archetipo di trasformazione. Quando io partecipo all'organizzazione di un rito, lo faccio sempre in maniera molto seria. In effetti questo è stato notato dalle persone, no? Cioè, non c'è l'aspetto, c'è l'aspetto gioioso del divertimento e tutto il resto, ma per me il rito è una cosa estremamente seria. Ed è seria perché il rito ha delle caratteristiche diverse da altre cose, cioè ha la capacità di toccare le persone nel profondo. E quando le persone vengono toccate nel profondo, dentro di loro esplode qualcosa, e dentro di loro esplode parte della vita o aspetti della vita. Per cui per me il rito è sempre una cosa estremamente seria. Poi si può fare come gli amici belgi, che alla parte seria mettono anche parti folcloristiche, tipo l'albero di maggio, tipo c'è la danza dell'albero di maggio, tipo la danza delle spade. Beh, l'albero di maggio non è folcloristico. Sì, non è folcloristico, ma lo è, nel senso. Beh, diciamo che Claudio non ha mai fatto l'albero di maggio, cioè non ha mai partecipato a un albero di maggio, di conseguenza è un'esperienza che gli manca. Confesso, è vero, è vero. No, comunque, per me le cose sono sempre molto serie, perché la magia e la stregoneria sono delle cose serie. Dopo, torno a ripetere, ci sono aspetti anche non necessariamente seri, cioè, o non che vogliono essere così profondi e toccare così a fondo le persone, ma per me questo è l'aspetto, diciamo così, principale delle cose. Poi le altre cose ben vengano, cioè si possono fare, cioè non è che ci sia un diktat per dire questo sì, questo no, questo sì, questo no. Cioè, io parlo per me, cioè parlo per me e per quello che intendo trasmettere alle persone, che secondo me le persone devono per forza percepire, che è l'esplosione dentro di sé. Io mi ricordo una persona che ha partecipato a un nostro rito e che aveva paura di passare in mezzo al fuoco. E dopo che abbiamo aiutato a passare in mezzo al fuoco, ci passava divertendosi, cioè, capisci? Però in realtà la cosa seria non è che il suo divertimento, è che era riuscita a superare quello che è un timore che quella persona aveva. Noi abbiamo tanti timori nella vita, tanti timori di affrontare le cose, tanti timori di riuscire a comprendere, e questi timori noi li possiamo lasciar bruciare nel fuoco, cioè noi li possiamo proprio far sì che il fuoco li bruci dentro di noi, proprio costruendo questa comunione fra noi e il fuoco, cioè dimostrando al fuoco che c'è un fuoco dentro di noi che si può alimentare, ed è quel fuoco che viene alimentato dal fuoco che noi accendiamo e dalle azioni che mettiamo in essere attorno al fuoco. Cioè non esiste un gesto che venga fatto per caso nei riti che facciamo come pagani politeisti, perché sono sempre azioni che ci portano a guardare il futuro, cioè a vedere la costruzione della vita e ad essere attenti alla vita, perché questo è il pagano. Il pagano è colui che si chiede di cosa vestirò, quale campo arerò, quanto grano seminerò, dove lo seminerò per mangiare. Il pagano se lo chiede, il cristiano no, il cristiano ruba, il cristiano si appropria con violenza ciò che appartiene ad altri, ma il pagano invece si chiede cosa devo fare per vivere, cosa devo fare per progettare il mio futuro, cosa devo fare nella società. E questo è tutto fuoco che brucia dentro la persona, è il fuoco della consapevolezza di dover agire nella propria esistenza, e questa è l'antitesi del monoteismo.
Sì, è una cosa che, visto che poi parliamo di riti, Claudio gli fa sempre sorpresa il discorso dell'albero di maggio. Per l'albero di maggio, per lui lo trova un aspetto, diciamo, giocoso, divertente, folcloristico. In realtà, a parte che folklore, noi abbiamo una traduzione pessima di folklore. Certo. Folklore sarebbe saggezza popolare in ambito inglese, tradotto correttamente. Ma l'albero di maggio, visto che anche all'inizio ne aveva ricordato che secondo lui è folcloristico, e torniamo a ripetere, folcloristico significa sapienza popolare, è un qualcosa di molto particolare. Perché è un qualcosa che lega, ma in realtà non ti lega, nel senso che tu sei legato con un nastro a un palo, questo il palo è il tuo centro, ma questo centro non ti tiene fermo, tu sei in movimento. Il fatto stesso, tu non sei legato perché sei incatenato, ma sei tu che tieni il nastro, puoi lasciarlo andare in qualsiasi momento, sei tu che scegli di portarlo alla fine e di avvolgerlo completamente. Questo nastro non ti imprigiona, ma questo nastro ti mette in contatto, in comunicazione e in movimento con altre persone, ti obbliga ad avere un percorso, ma la vita è già un percorso, quel nastro, la tua vita che si scioglie, che si intreccia con altre vite. Di conseguenza non è un... cioè, sì, se tu lo vedi dal punto di vista dell'esterno puoi pensare che sia folcloristico, ma in realtà è una danza all'interno della vita, sì, sì. È una raffigurazione, è un qualcosa di simbolico che ti rende conto che l'albero, il tuo centro, la tua esistenza, il mondo in cui vivi è il tuo cardine. È il tuo asse che non vacilla, e questo asse, per quanto poco, tu ci sei sempre legato, ma ci sei legato con l'intenzione di tenere questo nastro, e questo nastro non è solo. I Celti lo rappresentavano, quest'albero, come l'albero del mondo, no? L'albero che regge il mondo, i grassi, a cui sono legati, no? A cui ogni soggetto è legato e intreccia le vite con gli altri. Infatti, se hai visto la fotografia, i nastri erano bianchi e rossi, no? Perché si usano tre colori, il nero per il mondo oscuro, diciamo, il sottoterra, il bianco come luce e il rosso come vita, cioè come fuoco, diciamo così. Infatti i colori sono il bianco e il rosso, che a questo punto rappresentano il maschile e il femminile, che intrecciano le loro vite, no? Sì, ma infatti ha un significato, no? Non nego assolutamente i significati, cioè significati simbolici. Non li nego, i belgi dicevano, guarda, vedete, molte bandiere dei paesi occidentali, no? Hanno tre colori, sì. E quasi tutte è bianco, rosso e nero. Dopodiché al nero si può mettere il blu, si può mettere il verde, al rosso si può mettere un'altra tonalità, però in effetti questi tre colori stanno proprio a simboleggiare i mondi oscuri, i mondi della luce, i mondi della vita. Cioè, davano questa lettura simbolica, diciamo così, no? Anche le bandiere, c'erano le bandiere, non fanno altro che rispecchiare quello che è un antico simbolismo. Sì, ma vedi, il 3, dal mio punto di vista simbolico, è un errore. In realtà noi viviamo una realtà del 4. Vedi, Francesco, il punto perché, è vabbè, che... i tre ci sono, ma esiste sempre l'asta che li regge. Sì, ma siamo in... I simboli, no? Possono essere infiniti come le cose che noi abbiamo. Il problema è rispetto a ciò che noi vogliamo, cioè rispetto al nostro intento, ai progetti della nostra esistenza, quali sono i simboli che vogliamo considerare, capisci? I belgi hanno detto questi sono i simboli che noi vogliamo considerare. Sì, infatti... ma noi consideriamo questi simboli perché noi offriamo questo angolo a questi simboli, ma in realtà basterebbe il girarsi, il voltarsi, il girare lo sguardo, e probabilmente offriremo altri angoli ad altri simboli. Se c'è uno che è poco simbolista, questo sono io. Cioè, in realtà, cioè, io leggo anche i simboli, cioè molti significati li comprendo e anche li trasmetto e li capisco, però dal punto di vista della stregoneria, essendo le emozioni esposte, no? Essendo un lavoro sulle emozioni, sulla trasformazione magica, il simbolo indica delle tappe, però non è il modo per attraversare le tappe. Il simbolo serve per trasmettere agli altri, no? Quello che noi abbiamo, quello che noi vogliamo, più che servire a noi. Il simbolo più che altro ci ricorda quello che noi abbiamo, quello che noi siamo, quello che noi conosciamo. È una memoria, una trasmissione, è un libro aperto. È un archetipo, che ti può ricollegare ad altri archetipi. Ma sì, ma questi archetipi si presentano in maniera talmente differente da cultura a cultura, no? E in effetti avevano ragione i romani, bisogna fare. Ma l'archetipo non è statico. È capace di dinamismo anche lui. Se non l'avete capito,
Va bene, Francesco. E questo per me è quasi tutto, insomma. Ecco. Niente, appuntamento è per sabato al rito per il solstizio d'estate a Jesolo, al Bosco Sacro della Federazione Pagana. Bosco Sacro, Federazione Pagana, via Cagamba, settima traversa. Vi ricordo che è un luogo di culto che ha giuridicamente lo stesso valore della Basilica di San Marco, della Chiesa di Sant'Antonio, per quanto riguarda giuridicamente. Bene, Francesco, io ho detto penso quasi tutto. Sì, diciamo che abbiamo fatto un discorso incentrato più che sulla realtà pagana. Altre cose sono successe in questo periodo. Comunque, vuoi che diamo via le telefonate così sentiamo gli ascoltatori? Ah, sì, dai. 049 700 700 e 049 700 838. Comunque, effettivamente il rito del fuoco, il rito del solstizio d'estate ha la capacità di ripulire le persone. Ci sono altri modi di ripulire con l'acqua e con la nebbia, ma penso che il rito del fuoco abbia un potere tutto particolare, anche perché è una manifestazione di Efesto dentro le persone, proprio dentro l'anima delle persone. Pronto? Ciao. Bene, tutto bene, l'aereo non è caduto, sono ancora qua. Ci siamo noi, no, perché facciamo i corni dopo. Facciamo i corni. Attento, a proposito, una domanda, di cosa dicevi? Che tu parlavi del fattore referendum, fattore Equitalia? No, non abbiamo parlato del fattore referendum perché tutto sommato all'Europa interessava abbastanza poco, nel senso che c'era attenzione per ciò che sarebbe successo. Sì, niente qua, tutto qua. Una domanda così superficiale, anche perché non... No, perché in Italia non è una situazione come quella spagnola, cioè... Anche perché se fosse stata una situazione come quella spagnola, tutti i referendum che fanno i cattolici vanno se no il 10% a votare, cioè non c'è neanche da preoccuparsi per questo. Anche ormai la situazione referendaria è uno scontro fra minoranze, questo è stato già dimostrato, insomma. La gente, il popolo, la gente che là c'è passione. Come se che accetta le feste, diciamo, le riunioni, le assemblee, così? Ma gente dei paesi, insomma, gente che non partecipa. Cioè, che non partecipa. Qui lassù in Belgio? Sì. La gente vive più o meno come qua, forse una situazione leggermente migliore. Come che viene accettato? Il paganesimo viene accettato normalmente, viene accettato abbastanza normalmente, che sta dei tentativi da parte della stampa di criminalizzazione, ma se stai tutti abortiti immediatamente, cioè i soliti cattolici o insieme ai evangelici e altra gente, no? No, se sta tutto rinduzzato, tant'è che c'è un deputato che è del gruppo tradite dei pagani belgi, per cui chiaramente anche se non hanno un sistema giuridico di riconoscimento da parte dello Stato, sono pubblici e riconosciuti. Una cosa, non ero d'accordo con i belgi, io avrei aperto i lavori alla stampa, loro invece hanno voluto tenere la stampa fuori dai lavori, però sai, loro... Perché aveva dei sospetti? No, non è questione di sospetti, e secondo me non hanno ancora il concetto di, come diceva anche Michael Streminska, non hanno il concetto di religioni che affrontano la vita, e là serve molto lavoro, perché è vero che loro hanno degli edda poetici, ma l'edda poetico è estremamente limitato rispetto a quello che abbiamo noi. A parte che la stampa si è come tutta, si è omogata l'Europa, è uguale, è tutto, insomma. Sì, ma va comunque utilizzata la stampa, capisci? Cioè, se tu fai delle cose, secondo me devi dargli il massimo pubblicità possibile, esatto. Capisci? Potevi fargli assistere e tenerli distanti, cioè tenerli zitti, insomma, no, non c'erano problemi. Comunque... scelte loro, naturalmente hanno loro valutato le cose, insomma. Insomma, tutto sommato
positivo, ecco. Sì, 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 ci hanno massacrato, ma a un certo punto non riuscivamo neanche più a camminare, perché ci hanno riempito le giornate in maniera incredibile, splendida, anche per carità. Poi hanno lavorato in maniera incredibile, perché devono aver fatto tanto di quel lavoro da pazzi, insomma. Io al contrario non ho mai sentito parlarne ancora, il nuovo pastore tedesco. Davvero, non ho mai sentito parlare. A parte che non vedo più la televisione. Davvero, giuro, non ho mai sentito, mai visto la televisione. Sì, ma anche quello che ho sentito in giro, c'è una specie di ripulsa rispetto anche a sto personaggio, perché ha una storia dietro, no? Ha una storia di orrore e di odio. E le storie di odio restano, anche se gli danno tutti i vestiti più belli, tutte le prime pagine dei giornali, e la gente lo sente, insomma. Ma una storia veramente di sì, pesante, eh? Esatto, cioè al di là di quello che è il cristianesimo come religione insieme, questa è una storia personale, cioè delle decisioni che lui ha preso in prima persona, proprio come garante della fede, capito? È quello che porterà avanti. Non sappiamo cosa farà, lasciamo le cose al tempo che viene, però quello che ha fatto è pesante e significativo, insomma. Dopo qua ho un libro, non so, parliamo con Francesco, René Girard, La violenza del sacro, non so se lo conosci. Sta attento a un autore abbastanza particolare, René Girard, sì. Anche perché purtroppo ultimamente è debordato verso il discorso cristiani e cattolici. Ah, capito. Perciò è un autore da prendere con le dovute pinze, perché... Comunque, sì, ben... Ormai so come prendere. No, ma diciamo, questo La violenza del sacro è uno dei primi testi. Sì, io parlo proprio delle prese di posizione fatte in quest'anno su altre opere. Sì, e proprio alla fine lui è crollato sul discorso proprio cristiano. No, comunque questo qua è passabile. Sì, è il più conosciuto, il più sicuro, però anche là, diciamo, delle angolature su cui bisogna un attimino. Come Fornari, Cristo di Onino, come quello, sì, va considerato con attenzione, cioè nel senso che lui dal punto di vista antropologico fornisce delle buone informazioni, poi sulle sue derive è un altro discorso. Va bene, leseremo d'accordo? Va bene, ciao. Sì, purtroppo stiamo assistendo a un'inflazione di testi cattolici camuffati da cose incredibili, perciò bisogna sempre stare molto attenti agli autori, insomma, anche autori che hanno avuto conversioni improvvise, immediate, assolute, e questo lo fanno sempre per dimostrare il problema dei neoconvertiti, che devono dare una dimostrazione del loro cambiamento rispetto al loro passato, e di conseguenza diventano più realisti del re. Ne abbiamo qualcuno anche attorno. Diventano più realisti del re, di conseguenza la loro devozione diventa veramente eccessiva, e pur di segnare una rottura con il loro passato, che ormai reputano scandaloso, peccaminoso o da rinnegare, sono disposti a un'intransigenza, a un'intolleranza incredibile. E questo proprio sta avvenendo in tutti i campi. Beh, in campo politico penso che ormai sia... Non sia neanche il problema di fare i censimenti, di categorizzazioni, di spendere nomi. In ambito culturale sta avvenendo anche questo, insomma, nel senso che autori cercano di salvare, di rendere il cristianesimo, il monoteismo come la religione che viene sofferta, che viene perseguitata, ma, e così via. In fondo è un business, no? Cioè, nel senso che il cristianesimo non è in grado di produrre da sé degli autori che siano dal punto di vista culturale di una certa efficienza, no? Deve per forza prendere autori da fuori. E d'altronde paga, e qualcuno ci può anche stare. Lo dovete fare. Sì, poi logicamente quando uno è prigioniero, è sempre prigioniero, cioè rimane sempre imprigionato. E di fronte al monoteismo è la più grossa proprio perversione, pervertimento di qualsiasi sentimento. Basta pensare ad esempio... una cosa che ha avuto attualità proprio in questi giorni, che è stato il memoriale
il famoso caso Mordara di un ebreo rapito, un bambino europeo rapito, con la scusa che era cristiano. No, no, con la scusa che era servo di nascosto, sì. Lo aveva battezzato al tempo. E alla fine appunto il memoriale lui scrive talmente condizionato questo sistema totalitario che dice, e c'è uscito il memoriale del bambino, dice, non diffamate Pio Nonno, il mio santo rapitore. Era, però pensate, cosa significa per un bambino che viene rubato e i suoi genitori, perché come sono stato rubato, viene battezzato contro la sua volontà, contro il desiderio della famiglia, e poi si parla di diritto delle famiglie, vabbè. E alla fine ne è talmente prigioniero che non vuole più riconoscere i genitori, al di là delle discussioni che abbiamo avuto sulla paternità biologica. No, io parlo appunto di riferito al referendum, e poi questo qua si trova appunto al discorso che ringrazia il suo rapitore. Dare una definizione della situazione comunque psicologica. La sindrome dell'amore fra il torturato e il torturatore è un classico in psichiatria, Sì, beh, la sindrome di Stoccolma appunto, in cui il prigioniero diventa la parte sostenitore di chi lo tiene prigioniero, è un classico ed è di conseguenza anche pericolosa. Però quando viene fatto con sistemi totalitari è un discorso, quando si sovviene anche un discorso religioso è il discorso sempre più forte, perché quello che è avvenuto ad esempio anche nell'ultimo referendum, a parte il discorso delle minoranze mobilitate e non mobilitate, c'è stato in chi ha scelto di non votare anche la paura del giudizio di Dio, cioè nel senso che molte persone avevano più il terrore proprio perché gli è stato dato un'educazione all'interno delle parrocchie, all'interno degli oratori, delle famiglie cristiane, del timore riverenziale di Dio. E non per caso il signor Ratzinger proprio nelle ultime omelie ha ricordato che bisogna avere timore di Dio e che prima di scegliere bisogna chiedere consiglio a chi questo Dio la rappresenta. E come vedete sono nozioni, informazioni che hanno attecchito anche su personaggi che noi definiremo laici, che definiremo appunto indipendenti, che hanno una loro dimensione culturale, e in realtà questo richiamo è stato così forte che proprio li ha sconvolti, li ha portati a delle posizioni di integralismo assoluto. Questo integralismo deriva perché hanno avuto in una loro fase in cui non avevano strumenti culturali possibilità di essere educati in maniera alternativa, cioè frequentando le parrocchie, gli oratori, i sacerdoti, strutture religiose, scuole religiose, hanno trovato nel momento in cui c'è stato il richiamo all'ovile, sono corse all'ovile. Il problema veramente grosso è che non c'è consapevolezza a parte delle forze politiche del problema religioso, cioè forze politiche non si rendono assolutamente conto che ogni pensiero che fanno, ogni azione che fanno in realtà è un'azione religiosa e deriva dalla loro educazione religiosa. E questo vale da Rifondazione Comunista fino all'estrema destra, all'estrema sinistra. I Verdi sono cattolici, i Rifondazione Comunista è cattolica, e il Partito dei Comunisti Italiani sono cattolici, e i DS sono cattolici, Forza Italia è cattolica, AN è cattolica, la Lega è cattolica. I radicali sono cattolici. Dimmi se non ho scelto fuori qualcuno, se no sì, sono Margherita qui. Sono cattolici. Diciamo tutti sono cattolici, semplicemente il cattolicesimo mette in risalto un aspetto o un altro, ma soltanto a livello propagandistico. In realtà esistono delle forze cosiddette laiche che però sono assolutamente intimidite, cioè sono assolutamente ricattate. Esistono dei sindaci di Rifondazione Comunista che sono più cattolici loro che non sindaci magari di centro, che sono altrettanto cattolici ma sotto aspetti diversi. Per cui noi abbiamo una devastazione della società messa in essere dai partiti che non hanno nessuna consapevolezza e non hanno nessuna visione di quello che è una Costituzione, di quello che è le norme civili, di come si applica un sistema giuridico. Cioè noi abbiamo delle persone che anziché conoscere esattamente ciò che è la Costituzione della Repubblica, le leggi, i codici di procedura penale, conoscono solo il catechismo. Ed è ricordare che con questo sistema, da Rifondazione Comunista da estrema destra all'estrema sinistra, hanno costruito i campi di sterminio. Cioè, i campi di sterminio in Germania non è che avessero avuto l'opposizione di qualcuno, furono fatti dalla gente, ma attenzione, non sono stati ordinati dalla gente, sono state gerarchie a ordinarle. Ma se la gente non andava a catechismo, col cavolo che avrebbero funzionato i forni crematori, cioè è stato il catechismo ad addestrare chi ha macellato la gente. Pertanto noi abbiamo dei politici in Italia che conoscono più il catechismo che non la norma civile.
fate conto i vari processi, insomma, tipo articoli di giornale, è una cosa veramente aberrante, a mettersi le mani nei capelli, ma veramente è allucinante la roba del genere. Ed è l'ennesima dimostrazione di quanto noi da sempre stiamo sostenendo, che lo scontro è fatto sui valori di religiosità, divisione del mondo e non certo su problemi di schieramento partitico o politico. Esatto. E che la religione, anche per chi lo negava, per chi la dava morta, è lo scontro reale, solo che non esiste una religione, ma esiste il monoteismo. Io e il paganesimo. Ve lo farò oggi stasera, quell'articolo, in cui vi chiarirò attraverso quell'articolo, un articolo scientifico sulla formazione delle idee, sull'istinto, sull'intuito, sulle cose profonde delle persone, perché ormai da quando abbiamo cominciato, non so io, ci siamo messi d'accordo, Francesco, cominciato col crogiolo dello stregone, ci sono arrivate prove su prove che avevamo ragione, cioè neanche se fossimo messi d'accordo con la scienza, dammi le prove che la stregoneria ha ragione. Pronto? Ciao a voi. Ciao. Come è andato il viaggio? Io ho preso la trasmissione solo adesso, purtroppo non ho sentito, me ne dispiace, però sentivo qui, state parlando sul fatto del test, delle votazioni. Sì, stiamo parlando. Però c'è anche un'altra cosa da dire, secondo me, ho sentito anche degli interventi di qualche giornalista che mi sembrava abbastanza corretta nelle sue, diciamo, esposizioni, perché c'è anche da considerare, c'è anche da fare una, secondo me, una considerazione sull'apologia della scienza, su posizioni anche di fede cieca, forse anche di superbia di chi pensa di avere le verità in tasca, perché la scienza è anche quella che poi ha portato a quello che è stato Hiroshima e Nagasaki, cioè è quella che porta anche alle manipolazioni genetiche tipo il discorso OGM. Cioè molta gente, Francesca, anche che io ho sentito, che cioè non è che sia andato a votare per paura per una sorta di fede cattolica o roba del genere, ma proprio per diffidenza, per paura che non... Cioè, la si può vedere come un'apertura anche a ingegneria genetica, a manipolazione sul DNA, a clonazioni, a cose... Insomma, la scienza va bene, ma fino a un certo punto. A me sembra che qui in Italia, per esempio, l'OGM sia rifiutato. Tu lo sai che... Sbaglio, ma tu lo è sai, un mio pensiero, però. Francesca, sai che le coppie stanno andando, quelle che possono, che hanno soldi, stanno andando tutte all'estero? No, ma questo è vero. Ecco, e praticamente la Turchia... La Turchia sta facendo quello che dovrebbe dovuto fare l'Italia sulla procreazione. Sì. Cioè noi abbiamo praticamente un paese come l'Italia che si schiera dietro la Turchia, perché qua non si trattava di manipolare la genetica, qui si trattava semplicemente di riconoscere il diritto. La strada ad altre forze. No, ma no, non poteva aprire la strada, perché tutto ciò che era regolamentato rimaneva. Ciò che veniva rimosso era semplicemente il fatto che la donna fosse un oggetto di possesso. Francesca, mi senti? Francesca, senti Francesco? No, per niente. Allora io te lo passo per telefono. No, volete che vi ascolti alla radio? No, ti passo, te lo passo. No, dimmi Francesco. C'è anche poco tempo, non ti preoccupare. Dimmi. Allora, cosa devo fare? Lo passo, dai, ti passo. Francesco, ti do il telefono. Aspetta. Sì. Un attimo, solo che arriva. Ecco. No, vedi, adesso mi senti. Sì. Claudio appunto non conosce il discorso della critica dallo scientismo, che probabilmente tu conosci come tematica. O sbaglio? Sì, un po'. Esatto. Ho seguito. Sì, e il discorso è molto più ampio. Con quando noi dicevamo appunto il discorso, tanto citando Kurt Rubner, la verità del mito, che dicevamo che la scienza parte da un presupposto quasi fideistico, di avere sempre ragione, in realtà è vero, cioè parte da un presupposto che è sempre giusta, proprio perché anche la scienza rientra nel campo della sicurezza delle sue affermazioni, della sicurezza assurda.
da un presupposto, interpreta, la scienza non è capace di capire la realtà, la scienza dà delle spiegazioni che sono attinenti alla realtà, ma in realtà no, cioè, dico, però parte dal presupposto che è l'unica possibilità di interpretazione della realtà. È vero. E questo è vero, però la scienza è uno strumento, è sempre fatta da persone, da ricercatori, certo. È un problema culturale più a fondo, di conseguenza gli strumenti ci sono, certo. Noi abbiamo fatto il discorso ben chiaro, un coltello lo puoi usare per affettare il salame, ma lo puoi usare anche per ammazzare le persone, sì, perfetto. Perciò se non c'è la coscienza dell'individuo e né della comunità e della società, alla fine qualsiasi cosa si potrà verificare. Il fatto che una roba esista, esiste e si potrà manifestare, si potrà concretizzare. L'importante, il discorso che facciamo noi, non è che una legge fermi un qualcosa, ma è l'importante che ci sia la coscienza delle persone, sì. Ed è l'unica cosa possibile. La coscienza, beh, anche un controllo, diciamo, appunto per... Sì, ma è sempre il problema che c'è nel disponibile in Romagna, fa chi controlla i controllori? Sì, è bellissimo, sono d'accordo con voi, è vero. Bene, però... Aspetta, devo passarti che l'audio perché siamo in direttiva d'arrivo. Sì. Ciao. No, sono perfettamente d'accordo con voi comunque. E casomai se tu chiami un po' prima, questo sarebbe un argomento sulla critica della scienza che sarebbe interessante fare. Sì, perché è vero. Bene, sì. Ciao. Allora, sì, ciao, 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 grazie Francesco, grazie. Sì. Purtroppo non... Ciao Francesca. Allora ti salutiamo. Ci salutiamo. Siete alla fine, vero? Siamo, sì. Ecco, allora ci sentiamo il prossimo giovedì. Ci siete, perfetto. Ci siete tutti e due? Sì, penso di sì, di esserci. Ecco, chissà che riesca... Okay, anche stasera, sai. Ah, già giusto, perché tu ci sei anche... Esatto. Sì, però... Va bene. Comunque va bene, dai. Ok. Grazie. Ciao, bella. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Bene, chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo perché c'è naturalmente Alvise. Vi do appuntamento per sabato 18 giugno presso il Bosco Sacro di Jesolo pomeriggio per fare il rito. Il rito vero e proprio comincerà un'ora circa prima del tramonto, circa grosso modo, poi vi dirò. Il tramonto verso le 10? No, perciò... il tramonto è alle 8. È una battuta. Alle 7 incominciamo il rito, per cui... Venite più presto possibile. E, vabbè, ci sentiamo. Ciao a tutti.